Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria 7. Apriamo la puntata con l'evento nazionale andato in scena a FICO Italy World di Bologna, e cioè l'Italia del Tartufo. Due giorni per conoscere e assaporare la pregiata trifola nelle ricette portate dalle città aderenti all'Associazione Nazionale Città del Tartufo. I dettagli ce li racconta Nicola Torrini. I cavatori e i loro fidi cani in piena attività di cerca, il tartufo bianco sta facendo la sua profumata comparsa nelle tante mostre mercato che in autunno si svolgono dal nord al sud del bel paese. Quest'anno di particolare qualità e presente in buone quantità, il tuber Magnatum Pico è stato anche protagonista di un grande evento nazionale andato in scena per la sua seconda edizione a FICO Italy World a Bologna, l'Italia del Tartufo. Per due giorni 29.000 persone hanno potuto conoscere ogni aspetto anche culturale della pregiata trifola e degustarla nelle innovative ricette presentate dalle città aderenti all'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Credo che sia un'esperienza importante questa qui di FICO, perché ci consente di promuovere i territori, fare degustazioni in questi due giorni che sono importanti per far assaggiare le prelibatezze dei territori, e poi una particolarità, un evento legato alla cultura, quello che noi stiamo proponendo, la cultura del tartufo, legato un po' alla mitologia, alla leggenda, alla conoscenza, quello che è nascosto e che tanto caratterizza il mondo del tartufo. L'evento è stata anche l'occasione per le città del Tartufo di fare il punto sulla candidatura UNESCO Cerca e Cavatura del Tartufo in Italia, conoscenze e pratiche tradizionali a patrimonio mondiale immateriale dell'umanità. Il tartufo per noi è sempre stato chiamato un po' il frutto della provvidenza, perché quando le economie locali erano soprattutto contadine e agresti, il tartufo rappresentava una fonte economica soprattutto per quei mesi autunno-invernali dove c'era poco reddito, e quindi i contadini lo trovavano, lo portavano sui mercati del Basso Piemonte e con queste economie fuori stagione riuscivano a campare. Dall'Emilia Romagna alle Marche, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Toscana, Campania, Molise e Umbria, oltre 20 territori hanno presentato le loro gemme al grande pubblico. Tra questi Bagnoli Irpino, con il suo particolare tartufo nero, e Città di Castello, che quest'anno festeggia i 40 anni della mostra mercato del tartufo bianco con un nuovo piatto. Abbiamo a disposizione degli ingredienti che parlano da soli: il tartufo bianco dell'Alto Tevere, la patata di Pietralunga e un must del mercato italiano che è il parmigiano reggiano. Unendo questi tre ingredienti insieme alla sapienza dei professori della scuola alberghiera di Città di Castello, siamo riusciti ad avere un cibo che è un cibo che abbiamo chiamato trifola finger food, che sarà, diciamo, il cibo identificativo di questa 40ª edizione. Per noi è un orgoglio rappresentare il territorio e portare a conoscenza di questa realtà internazionale un prodotto che è il nostro diamante, quello che i Borboni chiamavano il diamante, il nero di Bagnoli, conosciuto come Tuber Mesentericum Vit. È un prodotto particolare, da un aroma intenso, che deve essere apprezzato, gustato e vissuto come il nostro territorio. Ci spostiamo a Perugia, dove la concessionaria di Motor ha organizzato un evento per presentare la nuova serie 1 The One. Conosciamo la protagonista della serata nel servizio di Manuel Guerrini. Sembra essere nata a pestare al centro dell'attenzione la The One, nuova serie 1, ultima nata in casa BMW. E infatti, durante la presentazione in anteprima assoluta da Menchietti a Perugia, organizzata dalla concessionaria AD Motor, i riflettori erano puntati tutti su di lei. Protagonista della serata lo sarà anche nelle strade, con il suo design moderno e accattivante. Giunta alla terza generazione, la compatta di Monaco abbandona la trazione posteriore e punta su anteriore e integrale. Un salto epocale, che non cambia la percezione di vettura sportiva. La piacevolezza di guida, che è il claim da sempre di BMW, credo che qui abbia l'espressione più alta. Le sensazioni che dà quando si guida questa macchina sono veramente piacevolissime e divertenti.
ha una maneggevolezza e una tenuta di strada incredibile e viene accoppiata alle ultime generazioni dell'elettronica e dell'infotainment che la rendono veramente un esempio di grande piacevolezza di vita a bordo che ti assiste in tutte le maniere. Merita di essere provata direttamente perché raccontarla non credo che potrei essere esauriente, quindi vi aspetto. La Day One combina insieme potenza, utilità e connettività. Un abitacolo moderno e ricco di tecnologia, con i servizi digitali più avanzati, la rendono un'auto per la quotidianità in grado di coniugare perfettamente sicurezza e comfort. Quattro gli allestimenti: Advantage, Luxury Line, Sport Line ed M Sport. Motori potenti ed efficienti che garantiscono una guida dinamica e agile. Caratteristiche che Addy Motor ha voluto far provare ai suoi clienti nella serata da Menchetti. Tutti i clienti sono stati molto soddisfatti, hanno avuto il piacere di provare la prima serie 1 a trazione anteriore, provando un piacere di guida totalmente nuovo, macchina molto equilibrata che non ha perso nulla della sportività che insomma è la caratteristica principale di BMW, macchina cresciuta quindi anche più comoda, più spaziosa. E alla fine di questo test drive hanno avuto il piacere di essere omaggiati da parte di Addy Motor dell'aperitivo qui da Menchetti e quindi hanno assaporato le prelibatezze del locale e ovviamente degustato un drink sui calici, tra l'altro sempre brandizzati BMW Addy Motor. Due giornate per discutere dei cambiamenti che riguardano il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in pieno vigore il 15 agosto 2020. Di questo si è discusso a Perugia nel convegno nazionale promosso dall'Osservatorio sulle crisi d'impresa, a cui hanno partecipato commercialisti e avvocati degli ordini di Perugia. Ce ne parla Nicola Torrini. Per la società italiana i cambiamenti si vedranno sul medio e lungo periodo, sicuramente ci saranno perché questa riforma è un cambio epocale sotto il profilo dell'anticipazione della crisi. Così il coordinatore scientifico dell'Osservatorio sulle crisi di impresa Massimo Ferro ha definito l'introduzione definitiva ad agosto 2020 del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in occasione del convegno nazionale che si è tenuto a Perugia alla Sala dei Notari proprio su questo tema. Un evento alla sua seconda edizione, a cui sono intervenuti esperti e professionisti da tutta Italia, organizzato dallo stesso osservatorio insieme alla Scuola Superiore della Magistratura di Perugia, al Centro Studi Giuridici e Politici dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e al Centro Studi Minciotti. La comprensione un po' più aggiornata e quindi moderna che l'impresa esercita una funzione di meritevolezza da un punto di vista sociale dovrà far accettare anche quelle forme di apparente intrusione o se volete di controllo preventivo sui suoi conti, sulle sue dinamiche interne che permetteranno di scoprire anche da fuori mediante opportuni indici, mediante opportuni segni di allarme che quell'impresa non è in grado di autogovernarsi verso la salute o verso il finanziamento. Quindi quell'insieme di elementi che dall'esterno dovranno allertare innanzitutto l'imprenditore e i suoi professionisti a prendere consapevolezza della crisi e ad attivare a propria volta procedure idonee a salvaguardare se stessi, ovvero la propria identità produttiva. Ci si attende che con un cambio radicale di cultura della finanza, della cultura dell'impresa, con una nuova alfabetizzazione finanziaria e economica degli imprenditori che si intraprendono dei percorsi nuovi, più responsabili, più orientati all'organizzazione dell'impresa e alla visione a medio e a lungo termine, compatibilmente con l'ambiente, con le persone, e quindi il concetto del profitto diventa regressivo rispetto a questi interessi principali. In tutto ciò un ruolo fondamentale spetterà ad avvocati e commercialisti. Dobbiamo da un lato assistere gli imprenditori nell'impiantare questi assetti amministrativi, organizzativi e contabili che siano adeguati alla struttura aziendale, ma soprattutto che siano in grado di captare e quindi di cogliere anticipatamente questi segnali di crisi. Poi, quando saremo gestori nominati all'interno dell'organismo dell'OCRI, dovremo invece quindi prestare
assistenza all'imprenditore per la predisposizione di piani che dimostrino la possibilità per l'imprenditore di uscire da questa fase di crisi transitoria. Veniamo ai motori e questa volta ci concentriamo sulla nuova Ferrari F8 Tributo Spider, che ha dato bella mostra di sé alla concessionaria CDP Depoi di Ellera di Corciano. Il focus aziende di Nicola Torrini. Quest'auto in 14 secondi in marcia fino a circa 45 km orari, noi possiamo, non so, siamo una bella cornice, strada a faccio sul mare in vento o colline umbre stupende. Che succede? In 14 secondi lei si trasforma da auto invernale chiusa a auto che offre panorama, offre il sound Ferrari, quindi il tutto arricchisce il nostro viaggio. La nuova Ferrari F8 Tributo Spider ha fatto il suo debutto alla concessionaria CDP Depoi di Ellera di Corciano appena pochi mesi dopo la presentazione della versione coupé. Dotata di copertura rigida in grado di aprirsi anche in movimento, l'ultimo gioiello del cavallino rampante è dotato del motore V8 3009 da 720 cavalli che, combinato a innovative linee aerodinamiche, è in grado di garantire prestazioni straordinarie su strada. La F8 Spider sono prestazioni, ma ancora più che prestazioni sono le emozioni di guida. Le emozioni di guida che dà questa vettura sono incredibili. Quindi tutti i contenuti meccanici, aerodinamici che si derivano anche dal mondo challenge che sono presenti in questa vettura, parlando con i collaudatori, quindi i piloti che stanno provando la vettura, ci stanno dicendo che è una vettura fantastica e che è estremamente divertente, però anche sicura. È addirittura la quarta vettura che la casa di Maranello presenta in quest'anno. F8 Spider è un connubio perfetto tra aria aperta, sportività, comfort, ma soprattutto linee ed aerodinamica che scolpiscono la vettura in un trionfo di tecnologia e prestazione. Un evento che ha saputo racchiudere moda e solidarietà. Si tratta di Aeroporto Fermata Moda, sfilata organizzata dall'event planner Laura Cartocci all'interno dell'aeroporto di Sant'Egidio. Vediamo com'è andata con Manuel Guerrini. Moda, bellezza, eleganza, solidarietà. È questo il bagaglio che porta con sé l'evento Aeroporto Fermata Moda, sfilata organizzata dall'event planner Laura Cartocci all'interno dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi. Il terminal di Sant'Egidio si è trasformato così in una passerella solcata da modelle e modelli che hanno indossato splendidi abiti griffati. L'aeroporto era una meta da me sempre pensata, dopo la stazione ferroviaria di Assisi, dopo il mini metro. Sono tanto soddisfatta, tanta moda, tanta bellezza e soprattutto tanta solidarietà. Quello che da anni cerco di sensibilizzare e di fare nei miei eventi è mettere la mia passione per la moda, l'arte, lo spettacolo, la musica, il ballo e soprattutto la prevenzione. Nel quadro della sfilata, infatti, Laura Cartocci, che è da sempre impegnata anche nel sociale, ha proposto un'iniziativa benefica insieme all'associazione No Profit Un'idea per la vita da lei presieduta. Obiettivo: sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione e raccogliere fondi per aiutare i malati oncologici. Tornando al fashion, la sfilata ha alternato abiti moderni e di altissima creatività, sia per la selezione dei materiali che per le linee spiazzanti, ad abiti da sogno come quelli da sposa. Tra un cambio d'abito e l'altro, anche esibizioni di musica balli in una location davvero particolare. Questa iniziativa non deve essere l'unica, ma noi speriamo che ce ne siano delle altre, perché il nostro intento è che l'aeroporto non sia visto come luogo di arrivo e partenza, ma anche un luogo di aggregazione, e quindi fare altre iniziative come questa importanti.
Tra i tanti ospiti che hanno arricchito la giornata c'era l'artista perugino Giuseppe Fioroni, che ha curato la scenografia dell'evento con le sue opere, realizzazioni uniche che fondono pittura e sartoria. Io direi che è stata la serata della bellezza. Laura Cartocci è stata molto acuta e ha saputo coniugare l'arte con la moda, perché tutto si unisce, si fonde. In un teatro c'è sempre, nell'opera c'è sempre dietro uno scenario. Il palcoscenico ha un fondale. Non si vede mai vuoto uno scenario dove si recita un'opera d'arte. Questa stasera è stata veramente un'opera d'arte e meritava uno scenario, colori e moda. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075 5000 209. Beauty, un universo di bellezza. Tra le campagne di Castel Ritaldi, nel piccolo borgo medievale di Colle del Marchese, sabato 9 e domenica 10 novembre non perdere l'appuntamento con Franto Tipico, la festa dell'olio nuovo. Degustazioni, mercatini, visite a frantoie e passeggiate tra gli ulivi nel suggestivo scenario autunnale di Colle del Marchese. Vieni ad assaggiare l'olio nuovo, vieni a trovarci a Franto Tipico. Dal 1833 la farmacia Bolli è al servizio del cliente con professionalità e competenza. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 8.30 alle 24, possiede oltre 20.000 referenze e reparti specializzati nella dermocosmesi, omeopatia, fitoterapia, integratori alimentari, prodotti per il bambino, intolleranti al glutine e celiaci. E poi ancora, servizio infermieristico e cabina estetica che fanno della farmacia Bolli un vero e proprio centro salute. Farmacia Bolli 1833. Tradizione e innovazione per la tua salute. Bartoccini, dove c'è amore? Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa.
Si è chiusa la mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga, che tra le varie iniziative ha fatto spazio anche alla solidarietà, grazie al contributo degli chef dell'associazione Solidart e dell'azienda Giuliano Tartufi. Sentiamo Nicola Torrini. La mostra mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga si è caratterizzata quest'anno per una grande novità, grande soprattutto per l'obiettivo che si era posta. Su iniziativa dell'associazione Solidart e dell'azienda Giuliano Tartufi, 20 chef provenienti da tutta Italia hanno proposto al pubblico piatti gourmet per una giusta causa. Di giorno nelle vie del borgo e la sera in una cena di gala hanno cucinato delle vere e proprie specialità con lo scopo di raccogliere fondi per acquistare un defibrillatore per una scuola di Pietralunga e aiutare l'autrice Daniela Migli, affetta da grave malattia, a pubblicare un suo libro. Obiettivi entrambi centrati, con la consegna al comune di Pietralunga di un assegno di 2.500 euro, somma raggiunta grazie anche a un'asta improvvisata da Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi, che ha offerto e messo in palio una trifola bianca di 364 grammi. L'obiettivo che ci eravamo prefissi, cioè per fare un po' di beneficenza veramente per chi non ci accorgiamo, perché non frequenta, non vive, non può fare le stesse cose che facciamo noi, ma io sono molto attento e cerco comunque di dedicare un piccolo spazio della mia giornata e della mia vita a queste persone, perché essere vivi ed essere in forma è semplice e nessuno di noi si accorge, ma quando c'è quel momentino che non va, pensi: ma se stavo bene? Ecco, loro sono sempre su quella condizione e vanno aiutati, rispettati e in grande collaborazione cercare di trovargli anche loro un giorno, un momento di felicità. Abbiamo avuto grandissimi chef che comunque ci hanno onorato della loro presenza e ci hanno deliziato con dei piatti incredibili. La serata di questa sera è magnifica, Sua Maestà il Tartufo ci ha fatto un onore incredibile. Dobbiamo solo che ringraziare Pietralunga per la magnificenza di questo borgo, che ha dato la possibilità agli chef di percorrere queste vie del gusto. Concludiamo veramente con i fuochi d'artificio, con questa splendida cena dove 20 chef, tra cui numerosi stellati, ci presentano dei piatti rivisti in cui viene messa in evidenza e in risalto prodotti di eccellenza territoriali. Veniamo ora al premio Constantinus Magnus, che è stato consegnato a Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitacraft Italia, per i meriti e risultati raggiunti con la sua azienda. I dettagli nel servizio. L'imprenditore Claudio Sciurpa, amministratore delegato della Vitacraft Italia S.p.A., azienda con sede a Castiglione del Lago, ha ricevuto il prestigioso premio internazionale Constantinus Magnus alla sua 8ª edizione per la sezione Imprenditoria ed Economia. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala dell'editto del Palazzo Comunale di Spello, dove è conservato il rescritto di Costantino, un importante documento epigrafico risalente all'anno 333. Questo documento, che ha fatto tanto discutere, è in realtà il documento che ha innescato una revisione profonda in tutto il mondo delle interpretazioni della figura di Costantino e del suo essere il primo imperatore cristiano. Quindi questo fa sì che Spello possa conferire un premio che ha un riferimento non locale, ma è una proiezione nella cultura dei secoli e anche una proiezione di tipo internazionale. Promosso dal Sacro Ordine Imperiale Militare Nemannico Angelico Costantiniano di San Giorgio e Santo Stefano, con il patrocinio di Comune di Spello, Assemblea Legislativa dell'Umbria e Consolato Onorario della Federazione Russa di Ancona, il premio consiste nel riconoscimento del giusto merito alle persone che si siano distinte in virtù dei meriti acquisiti per lo sviluppo e la diffusione della cultura, dell'arte, della ricerca, della creatività, della scienza e promosso i valori della libertà, della giustizia, della pace e della fratellanza universale in Italia e all'estero mediante il porsi al servizio della collettività e dell'umanità. Un premio così
mi onora e sono molto contento di aver raggiunto questo. Lo dedico alla mia famiglia, a tutti i miei collaboratori, a tutti i miei dipendenti che hanno contribuito e che contribuiscono tutti i giorni al successo dell'azienda. Sono fiero di quello che abbiamo realizzato perché siamo partiti da sotto zero, come dico io, 35 anni fa, quindi abbiamo creato un'azienda oggi che è leader in un mercato italiano, greco, mediterraneo, in un contesto internazionale. Insomma, ripercorro nella mente la mia storia e sicuramente abbiamo fatto qualcosa di importante. Ad oggi sono oltre 100 i dipendenti dell'azienda, che vanta un fatturato di circa 50 milioni di euro l'anno ed è in costante crescita. Ma qual è il segreto di questo successo? Non devi mai mollare, devi andare avanti. Io lo dico ai giovani, lo dico a tutti, è quello che ho fatto io, perché io sono venuto da sotto zero senza nessuna risorsa economica, quindi ho fatto tutto da solo. Cambiano i tempi, cambiano i modi, oggi ci sono altre situazioni, no? I social, altri mezzi di comunicazione che 30 anni fa non esistevano, però fare impresa, partire da zero e realizzare un'impresa importante, per uno che vuole fare l'imprenditore oggi le basi sono sempre quelle, non mollare mai. Per la rubrica Focus Aziende siamo andati a trovare il gruppo Montpetit Village by Grifovet, che ha partecipato a Umbria Pet, l'esposizione internazionale Canina e Felina. Sentiamo cosa ci hanno raccontato. Molto atteso dagli amanti di cani e gatti, è arrivato l'appuntamento con Umbria Pet a Umbria Fiere di Bastia Umbra, dove non poteva mancare Montpetit Village by Grifovet, che con i suoi due punti vendita, Ponte San Giovanni di Perugia ed Ellera di Corciano, è ormai diventato un punto di riferimento per la commercializzazione di prodotti pet e zootecnici con la sua farmacia veterinaria, ma anche per i servizi che offre, quali toilettatura, fisioterapia e addestramento cani. Nel nostro stand abbiamo portato tutto l'occorrente che può servire ad un espositore, dai trasportini, gli snack per renderli attivi, attenti al proprietario o handler. E proprio questa figura, l'handler, da qualche tempo è entrata a far parte dello staff di Montpetit Village by Grifovet. Handler appunto significa accompagnatore. L'handler ha il ruolo di preparare e presentare i cani nelle esposizioni internazionali o nazionali di bellezza. Diciamo che è un lavoro che prende tanta passione, tanto tempo e ci vuole molta costanza. E i cani possono essere di mia proprietà o di proprietà di altre persone che si affidano a me e io tengo un determinato tempo i cani con me, li preparo, ci conosciamo, approfondiamo insomma un'amicizia, chiamiamola così, una vera e propria amicizia con il cane che ti trovi davanti. Umbria Pet è stata anche l'occasione per invitare i clienti a festeggiare i 30 anni di Grifovet, praticamente il papà di Montpetit Village. Fino al 9 novembre, infatti, ad attenderli nei due punti vendita ci saranno sorprese e sconti. Tante, tante novità e extra sconto su tutto, su tutte le linee, dagli integratori, mangimi, guinzaglieria, cucineria. Adesso non sto qui ad elencare tutto, ma veniteci a trovare. Andiamo a Foligno, dove lo studio legale Marchioni Romagnoli ha organizzato insieme all'Associazione Italia Israele della città una serata evento con l'artista e stilista di moda Ilana Efrati. Vediamo. Lawyers Thinking Green, avvocati che abbracciano una filosofia green nella vita e nel lavoro. Sono Paola Marchioni e Massimiliano Romagnoli dello studio legale Marchioni Romagnoli di Foligno, accanto ai partner gli avvocati Annalisa Paci ed Ezio Nori, che hanno organizzato insieme all'Associazione Italia Israele della città una serata evento con l'artista e stilista di moda Ilana Efrati, originaria di Tel Aviv ma innamorata dell'Umbria, dove soggiorna e crea. Questo è il quarto evento che il nostro studio legale organizza in collaborazione con l'Associazione Italia Israele. Lo scopo naturalmente è quello di creare un ponte immaginario
tra Israele e l'Italia e lo facciamo ogni volta aprendo il nostro studio ad un'iniziativa o ospitando un illustre personaggio dello Stato di Israele a trattare un tema di cultura. Noi come studio siamo stati sempre e da sempre molto sensibili al tema del riciclo, cartelline riciclate, carta riciclata, non plastica all'interno dello studio e quindi per noi è stato quasi un fine naturale ospitare Ilana e Frati proprio a parlarci di come l'industria della moda debba rivedersi, riqualificarsi e eliminare tutto ciò che di nocivo produce, tenuto conto che è la seconda fonte di inquinamento come industria dopo quella del petrolio. E Frati ha disseminato la sua arte nello studio legale, arricchendolo con opere dai colori freddi e caldi della natura e delle stagioni, celebrando il tema della sostenibilità, del riciclo e del riuso dei materiali tessili. Ho creato qui nel studio di legale di Massimiliano e Paola un percorso fra le loro camere. Il percorso inizio con la camera che sembra come un inverno, o tipo autunno e inverno, che ho scelto il colore blu con pigmenti naturali del bosco che ho trovato qui vicino a casa. E poi ci sono anche pezzi di ceramica che sono come un fossili di questi pezzi della natura che trovo in bosco. La serata è stata anche l'occasione per presentare il libro di Efrati intitolato Orto, Nature Inspiration Food, scritto da Ilana insieme alla figlia Or Rosenboim. Parliamo sulla città, vive fra due posti come città e Campania, poi c'è due culture come Italia e Israele. Poi c'è due lingue, è bilingue questo libro. E poi dentro c'è una il libro fa capire un attimo il ritmo del colore, il ritmo della bellezza della natura, mese dopo mese, 12 mesi. Dentro c'è anche tutti questi foto che ho fatto io lungo qualche anni. Dopo ho scelto quello che sono un anno. E poi ci sono anche ricette, le ricette sono ricette familiari, ma non solo, sono influenza di LOL del nostro orto, influenza della stagione, anche influenza italiana ovviamente. Andiamo a Terni, che ha ospitato un corso di alta formazione specialistica per avvocati e dottori commercialisti, con esperti e magistrati da tutta Italia. Sentiamo di cosa si tratta con Nicola Torrini. Introdotto a Narni nel 2018, il corso di alta formazione specialistica sul codice della crisi d'impresa e i compositori della crisi da sovraindebitamento è stato quest'anno proposto nella città di Terni. Promossa dall'Università degli Studi di Perugia, dall'Ordine degli Avvocati e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni, l'iniziativa ha riscontrato in ogni edizione grande successo e anche questa volta sono 57 professionisti che partecipano alle lezioni tenute da magistrati ed esperti provenienti da tutta Italia. Alcune imprese che hanno i prodotti verso l'estero, che hanno avuto la possibilità di diversificare e internazionalizzare, stanno andando meglio, ma la situazione rimane complicata e anche le nuove regole, le modifiche alle regole di Basilea stanno dimostrando che c'è ancora una difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, nonostante gli interventi importanti della BCE. Per cui il supporto e la possibilità di utilizzare gli strumenti è sicuramente una delle attività che un professionista deve saper svolgere nei confronti della propria impresa. Questo corso, questo terzo corso, ci dà la possibilità di aggiornare i nostri compositori della crisi e formare dei nuovi compositori. Questo è molto importante proprio perché le procedure sono sempre più numerose e diventano anche un pochino più complicate. La nuova riforma oltretutto merita un'attenzione particolare, in particolare per l'appunto da parte degli avvocati, che ormai, così come è stato definito, risultano fondamentali per la presentazione del piano del consumatore, ma anche per la liquidazione.
L'approvazione del nuovo codice sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore in maniera definitiva ad agosto 2020, richiede quindi una particolare e necessaria formazione da parte dei professionisti, anche per quanto riguarda l'aspetto del sovraindebitamento. Noi siamo partiti con la legge 3 del 2012, in cui, dato il tenore letterale della norma, le interpretazioni letterali erano particolarmente restrittive nei confronti del consumatore e nei confronti di dare una seconda chance al consumatore. Il codice, che entrerà in vigore nell'agosto del prossimo anno, invece dà molte più possibilità al consumatore indebitato, non per colpa grave o dolo, di poter accedere a questa procedura. E l'altro passaggio veramente importante su cui ci soffermeremo in questi giorni è il fatto che da una nozione di consumatore legata all'atto di consumo, quindi nozione particolarmente stringente, si passa a una nozione di contraente debole in generale. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avnews.it. Da Avnews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.